Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, tra i più noti presentatori della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni 80 conducendo programmi per bambini come 3, 2, 1, Contatto. E soprattutto Bim Bum Bam, che gli porta grande notorietà sul piccolo schermo. Ha poi condotto svariati programmi di successo, sia per le reti Rai che per Mediaset, tra cui Beato tra le donne, I cervelloni, Tira e molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Striscia la notizia, Affari tuoi, Domenica in Il senso della vita, e Avanti un altro. È stato inoltre presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati dopo 25 anni di matrimonio. La comunicazione della rottura tra i due arriverà, probabilmente, nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo. Ad annunciarlo è Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino, secondo cui la coppia si appresterebbe ad ufficializzare la separazione. Io e Paolo viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme. E, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo, aveva detto Bruganelli qualche tempo fa sulle pagine del settimanale Nuovo.